Ecco, non ci ha aiutato molto il tiro. Il nostro viaggio prosegue, io mi devo ancora un po' allenare nei tiri e proprio per questo sono al palazzetto a Trento. Dai, io faccio un po' di tiri, voi mi guardate, tanto mi guardo sempre qui. Cosa sta succedendo? Questo è un gran rimbalzo in difesa. Pronti Diego a ripartire. Diego Placcadori, ciao. Buongiorno, ciao. Cosa hai appena fatto? Ho preso un bel rimbalzo difensivo. Bel partito un tiro, hai sbagliato, ti capita poche volte. Io ho preso rimbalzo difensivo e via. Ok, rimbalzo difensivo, beh, possiamo chiacchierarne un po' insieme, mi puoi dire qualcosa? Sì. Perché io comunque ho imparato tante cose in attacco, palleggi, tiri, però c'è anche tutta una parte sotto canestro che insomma è importante come purtroppo immagino. C'è la parte noiosa della pallacanestro in cui gli allenatori ci martellano tutte le volte. E parte tutto dal tagliafuori, quindi quando parte un tiro, dover andare a contatto un po' con l'attaccante, usare un po' i gomiti, che lì sotto canestro succedono sempre un sacco di robe. Esatto. Di tutto. E quindi bisogna fare questa parte che non è molto divertente come magari fare un tiro a canestro, però fa parte del gioco, parte fondamentale del gioco. Assolutamente. Senti, partiamo da questo, tagliafuori, me l'hai nominato. Sì. Che esercizi vi fanno fare? Come si può imparare a migliorarlo? Allora, non ci sono troppi esercizi, proprio bisogna cercare di vivere la situazione della partita, quindi magari l'allenatore tira da tre punti e noi giocatori partiamo un po' fuori dall'area, in questo caso tu sei l'attaccante, parte il tiro, io devo subito andare addosso a te per fare in modo che tu non riesca ad andare vicino al canestro. Poi una volta che io ho fatto il tagliafuori, che è la parte fondamentale, guardo dove va a cadere la palla e corro, diciamo, e corri, certo, per prendere il rimbalzo. Ma proviamo. Io faccio l'attaccante, anche se abbiamo una casacca uguale, tutti neri, insomma. Però io faccio il difensore nero. Non farmi male. Vai, no, pianissimo. Lo proprio tac, taglia fuori. Ok. E poi vado al rimbalzo. Ok. In questo modo io tu ti metti di schiena. Esatto, la io mi metto che sta di tirando. Schiena. Così. Okay. Posso farlo, ci esiste anche il tagliafuori frontale. Per esempio ci sono tanti giocatori o tanti allenatori che dicono guardate questo va sempre a rimbalzo in attacco, quindi magari non prenderete voi il rimbalzo, lo prenderanno i vostri compagni, l'importante è che il tuo attaccante non vada a prendere il rimbalzo, quindi magari ti dicono vai proprio frontale a fare tagliafuori e poi i tuoi compagni si arrangeranno e prenderanno il loro rimbalzo. C'è un modo per prendere il rimbalzo correttamente? Ma no, in realtà è proprio la voglia. È prenderlo. Okay. È la voglia, la garra, cioè non c'è una tecnica di rimbalzo, è proprio lottare, fare a sportellate vicino al canestro, come dicevamo prima, sotto canestro succedono veramente. A me piace perché lui lo sta raccontando come una cosa è, bisogna farlo, però secondo me un po' ti diverti. Sì, no, è molto divertente, molto divertente la parte, diciamo, in partita. Allenare il tagliafuori, il rimbalzo. Non è che sia molto divertente, anzi è abbastanza noioso, però in partita quando sei in mezzo all'area, io sono piccolino, però magari quando c'ho uno vicino e devo andare a tirare due botte, comunque ti gasi perché dici non ti ho fatto prendere rimbalzo, magari sei 2,5 m. Certo. Però parlando della tecnica di rimbalzo, in realtà no, c'è solo proprio botte e riuscire intuire a intuire dove andare la palla, certo. Esatto. L'intuizione, cioè i migliori rimbalzisti anche nell'NBA sono sempre stati quelli che leggevano come partiva il tiro, dove andava a rimbalzare sul ferro e intuivano più o meno dove potesse finire la palla. Ma possiamo fare una gara a prendere un rimbalzo? Cioè, allora, mettiamo qualcuno. Facciamo che tira. Tu sei l'attaccante. Ok. Quindi solitamente parti un po' più o meno fuori dall'area a tre punti. Già lontanissimo. Lontanissimo. Io sono qua perché devo stare, diciamo, a metà tra te e la palla. Sì. Quindi lui tirerà. Ok. E tu fai di tutto per andare a rimbalzo. Va bene. Cioè, mi devi dribblare, devi passarmi sopra, sotto, da qualche parte. Devi prendere il rimbalzo in attacco. Ecco, non ci ha aiutato molto il tiro. Fallo verso di me, per favore. Facciamo una cosa indirizzata proprio a sbaglio apposta. Qua mi è andata bene, L'attaccante deve più o meno cercare di indirizzarti da una parte, fare in modo che tu vai da questa parte qua e io posso andare dall'altra, capito? Ok. Dai, proviamo. La voglio qui proprio. Grazie.
ecco, no, bocciatissima. Bocciatissima. Prima cosa che abbiamo detto, taglia fuori. È vero. Se vai verso la palla sei fregata tutte le volte. Devo fermare prima. Esatto. Cioè, okay. Quando parte il tiro, tu devi prima darmi una bella pacca, okay, spaccarmi il naso e poi andare a prendere il rimbalzo. Ragazzi, però stiamo già migliorando, è già meglio della prima l'ultima volta. L'ultima vado a picchiarlo. Sì, tu corri piano però. Ok. Così tipo. Benissimo. E adesso hai visto adesso che sei davanti. Prendere la palla. È il vantaggio su di me perché sono dietro di te. Ok, va bene. Che esercizio, ragazzi. Bene. Gran lavoro, direi. Io vado ad allenarmi a fare i tagliafuori. Io vado a tirare invece che è molto più divertente. Perfetto, grazie. Figurati.